La proroga al 2027 è stata raccontata dai media come l'ennesimo favore alla categoria, ma in realtà i balneari non l'hanno mai chiesta né la volevano. Il governo Meloni ha fatto tutto da solo, senza confrontarsi con le associazioni e con le regioni. È chiara la posizione di Sibconf Commercio a riguardo. Non solo, hanno fatto un decreto capestro a favore di chi ha, a favore sì, della grande distribuzione. Qualcuno dice che l'ha scritto in Bruxelles, non è vero, ci vogliono far fare polemica con la comunità europea. Il provvedimento era scritto in Italia a quattro mani, le altre due mani è la grande distribuzione. Si capisce un miglio lontano che quel decreto è a favore delle grandi imprese e della grande distribuzione. Non ha favorito per niente l'avviamento commerciale di queste aziende che nell'arco di 100 anni da un nulla che è l'Arenile sono diventate imprese balneari a tutti gli effetti, utilissime alla filiera del turismo nel suo insieme. Se ci sono attività ricettive alle spalle delle spiagge è perché davanti alle spiagge ci sono i servizi. Questo il governo italiano l'ha capito, mi ha deluso la presidente Meloni perché pensavamo durante le sue campagne elettorali, i suoi proclami, che guai a mettere le mani sui balneari. Grazie perché le mani ce l'hanno messo e hai messo in condizioni noi di uscire da questo sistema con una mano davanti e una mano di dietro. Parliamo degli indennizi, che cosa avrete? Si parla di indennizi riconosciuti per quei beni che non sono stati ancora ammortizzati. Questo mette in relazione anche un altro dato, quello degli investimenti. Ma guardi che gli indennizi, gli investimenti ben ammortizzati. Noi durante l'anno le nostre strutture fanno degli investimenti minimi per le attrezzature. Noi parliamo di un'altra cosa, l'indennizzo è legato all'avviamento commerciale, cioè l'attività commerciale. Quando si compra una licenza commerciale in una parte della città, oltre alle attrezzature c'è poi più l'avviamento commerciale che viene riconosciuto, diciamo, alla persona che mette in vendita la sua attività commerciale. Questo invece non è stato preso per niente in considerazione, è stata fatta una cattiveria contro le imprese balneari. Attenzione, che queste imprese balneari 3 anni fa hanno dato fiducia a questo governo.